Salve ragazzi, sono Kingsdale Corporation e oggi andiamo avanti su God of War. L'ultima volta ci siamo lasciati che abbiamo incontrato Brock, il nostro caro fabbro dalla pelle blu. Ci siamo potenziati un po' con le armi, con le armature, eccetera. Niente, abbiamo risolto un paio di enigmi e poi abbiamo guardato la grande montagna di Midgar. E niente, ora dobbiamo continuare. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingsley Corporation. Ok, ce l'avevamo lasciati qui. Ah, ce ne sono altri. Bene. Guarda lì. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Cosa dice? In due, in tre o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. I pianelli stanno girando. Torna giù. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow. Che succede? Il rabbio. Palle per forza, oggi. Niente, se ne va. Lo devo accarezzare e se ne va. Brock mi piace, però mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Okay, un altro collezionabile. Cosa c'è lassù? Preso. Mela di hit. Vabbè, andiamo avanti. Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Fuoco in arrivo!
Questo naso, non mi sono ancora ripreso bene, esploriamo bene. Chi c'è? Infatti, non portano niente di buono. Ok. Andiamo a tre? Yeah. Wow. Ragazzo. Ah, interessante. Forse dovrei appuntarla. Ragazzo, sento il tuo animale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto, il cinghiale alla pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo.
Raga, io spero di aver sentito la mia voce. In tutto questo. Stai pronto. Di nuovo loro. Qualcos'altro. Alcuni guardi sono quelle strane cose morte. Anche qui c'è un drogo. Devono aver combattuto. Ehi, è oltre la colonna! Lo so. Gomito alto, mano ferma, rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non lo perdere. Ragazzo! Ehi! Dove sei? Presto, padre! L'ho trovato! Atreus! Sapevamo che fosse tuo. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fama. Pratica di tiro. Pratica di tiro? Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi forte. Così, ora uniscile. Adesso, non fartela sfuggire. Devi tenere ferme le due estremità. Così. Ora uniscile e allineale. Sonna. Foca. Tu sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, salve, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Come va?
Non deve morire. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre, per quando cresci. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi. Mi dispiace tanto. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro. Sotto. Hamala! Guarda! Mi è posto! È buono? Ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Molto buono. Veloce. Poggia la terra sul simbolo. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, è vero. Tienilo fermo, se no si farà male. Così. Ti ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'. Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. Bene. Crescione dei prati. Aiuti, non riesco a... Ti serve questo? Mi è caduto. Quando inseguivi quell'animale. Ma cosa mi succede? Se l'avessi perso. Ma tu l'hai perso.
Ci starò più attento, Dorina. Proprio quello che mi serve. Ora si salverà. Sì. Allora noi partiamo. Aspetta. Non senza questo. Vuoi la solitudine? Questo simbolo vi nasconderà da chi può ostacolare il vostro viaggio. Lui. Lui. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo bosco. Seguite questo sentiero e poi la luce del sole. Ci rivedremo. Sì, quando lo desidererai. Su, Valor. Vai, ragazzo. Questo passaggio sotterraneo dovrebbe condurvi alla strada per la montagna. Usate la barca. Aspetta, prendi. Ti servirà per orientarti in luoghi sconosciuti e ti condurrà sempre verso i tuoi obiettivi. Una barca! Mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. E forse sono loro stessi. Non mi ricordo. Vorrei dirglielo. Non è pesante. Sì. Non sembrerebbe. Non toccare l'acqua. Perché? Sai cosa c'è sotto? No. È buio questo. Allora non toccare l'acqua.
arriveremo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta dal letto. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Guarda, è Thor. Thor, il dio del fuoco. Esatto. Non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dèi. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio Æsir, figlio di Odino e Frigga. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Mi sembra di vedere qualcosa. Laggiù, proprio in mezzo al lago. Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Dice: sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo? Lascia, non è tornata indietro. C'è un relitto laggiù in fondo, lo vedi? C'è anche la statua di Thor, però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era, vedi? Ecco la montagna. Guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorata. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua, per fortuna no, c'è anche un molo. Laggiù, vicino alla bandiera. Prima attacchiamo, vero? Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. È la strada per la montagna. Sembra di sì.
Guarda un po' chi c'è. Oddio. Il bestione barbuto e la sua progenie. Ho Zitta! Già sto qualcosa per voi. Bro. Raga, scusate. Come hai fatto? Non sono affaracci vostri. Entrate. Ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto. L'ho visto io per primo. Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Ma correte sempre in questo modo, che roba! Prendi! Quel mucchio di pietre, usando quella chiave dei vasi, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i re. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero. Se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Che vi serve questa volta? Un affare! Materiale di prima qualità, ma a te durerà un giorno. Non farti accoppare. E tu? Ops. Ah, no, scusate, raga, mi devo avvicinare che... Ok. Vai. Hai qualcosa in mente? Questo eviterà che ti facciano pezzi. Buona fortuna, esca. Attenatevi! Cosa avete trovato in giro? A più tardi! Potrebbe essere prezioso. Come mi sono fatto male io?
Stai pronto? Ragazzo, di qua. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Lassù. Vedi? Lassù. Bella scoperta. Adesso, ma che cacchio avevi? Ricordo un'altra volta di seguire il mio canale YouTube, e su Twitch seguitemi con Kingslave Corporation. Scusate. Andiamo un pochino avanti, dai.
Che cos'era? Non c'è stata gara. Un altro qui. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. Lo morderà, almeno sembra. Cos'è? Che puzza! Veleno. Ragazzi, ok. Padre Occhia! Prendi questo! Codice linguistico. Dovremmo cercarne altro. No, ma cos'era? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo. Veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Quanta nebbia c'è qui? Un altro nano. Dovremmo... No. La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato quel... Ascia? Questo riguarda solo me. Beh, non lo metto in dubbio. Ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e... Non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Faye è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma... Conoscendo tua madre... Mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio... fratello. Lo sapevo. Tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello. Sì. Ma il mio talento è superiore. Non esagero. Lo giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliora e basta.
Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è no. Lurido. D'accordo, allora devo prenderlo. Oh. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quello? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Al lavoro! Questa roba. Allora, signori, altro di cui io direi parlare? Che la live può finire qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Kingsley Corporation su YouTube, di seguirmi su Twitch e di seguirmi su Instagram, sempre come Kingsley Corporation. Io spero che la live vi sia piaciuta, grazie per avermi seguito. Niente, ci vediamo. Non credo oggi o... non lo so, vediamo, devo ancora riposare perché sto ancora un po' male, quindi niente, ci rivedremo, bella.